Oggi si inaugura l'Istituto Comprensivo Catanzaro Est, una collaborazione tra Associazione Universo Minori, di cui sono presidente, e la preside Flora Alba Mottola. Oggi si affronteranno delle tematiche fondamentali per i giovani, quale appunto la legalità e il rispetto delle regole. La legalità che non è solo un valore, ma è la precondizione di una vita in comune. Facciamo un incontro fondamentale con genitori e insegnanti affinché possano parlare di legalità con i propri figli, non solo a parole, ma accompagnandoli nell'apprendimento con l'educazione ai sentimenti e alle relazioni, affinché si possa creare una loro identità sia personale che sociale per la vita futura. Oggi io sono intervenuta per parlare in particolare della nuova normativa, quella entrata in vigore il 18 giugno scorso, cioè in un momento in cui l'anno scolastico si era già concluso, normativa quella appunto del contrasto al cyberbullismo, che è particolarmente incisiva, perché io ho già detto è secondo me una buona legge, ma che può ottenere risultati concreti se le scuole e i genitori iniziano quell'opera di collaborazione che possa davvero diventare rilevante per prevenire e per aiutare, educare i ragazzi all'utilizzo corretto dei mezzi, degli strumenti informatici, e quindi ad evitare che poi vengano posti in essere delle condotte che diventano, nel caso di aggressioni verbali o di aggressioni nei mezzi che noi conosciamo con l'utilizzo del web, attraverso i post di fotografie o di messaggi particolarmente pesanti, possano diventare quindi un vero e proprio attacco alla persona del minore. Partire dai ragazzi per l'educazione, quindi alla legalità, al rispetto delle regole, come si diceva prima, per forgiare i ragazzi, gli adulti del domani. È un'importante iniziativa della dottoressa Tulelli insieme all'associazione Universo Minori, e uno dei tanti appuntamenti che fanno parte di quel percorso della legalità messo in atto, di cui Catanzaro ha bisogno, e questo incontro sposa proprio bene, quindi, l'incontro tra il corpo docente e i genitori, di coloro i quali domani saranno gli adulti di questa città. Abbiamo costruito questo percorso di riflessione con l'associazione Universo Minori per cementare il rapporto di collaborazione scuola-famiglia-territorio. È essenziale in una dimensione di effettiva costruzione di personalità libere, autonome e indipendenti, quelle dei nostri alunni, e chiamare a raccolta tutte le agenzie educative e formative del territorio per riuscire veramente a dare il segno a questi ragazzi di una prospettiva di futuro possibile e praticabile. Per cui abbiamo registrato la presenza di relatori di altissimo profilo che insieme a noi, insieme alle famiglie che sono convenute, insieme ai docenti, stanno realizzando un percorso di riflessione su comportamenti, atteggiamenti cognitivi tali da poter aiutare i nostri ragazzi a muoversi in maniera più agevole in questo mondo così particolare e variegato. Prima del convegno c'è stato un incontro scuola-famiglia, proprio perché noi volevamo marcare la necessità di realizzare in questi momenti come effettivo momento di incontro e di rilevazione dei bisogni. L'incontro scuola-famiglia non può essere solo il momento in cui vado ad apprendere che voto ha conseguito mio figlio a metà o fine di un percorso, ma deve essere l'incontro per costruire insieme delle prospettive di legalità e delle prospettive di giustizia, di ricerca didattica ed educativa che possano veramente dare delle risposte significative ad ogni bambino e ad ogni bambina. Intanto la necessità di sovrapporre il fare, scuola, famiglia, società civile, società tutta, istituzioni. Trovare quel punto comune dove poter costruire finalmente una comunità educante, che è qualcosa di più della mia comunità terapeutica o delle mie comunità di accoglienza. È qualcosa che mette al centro dell'attenzione la formazione dei futuri cittadini del nostro mondo e anche il disegno di un mondo diverso e più giusto. E poi soprattutto aiutare le famiglie verso la genitorialità, che significa non combattere per la legalità, ma inculcare in tutti noi il senso del profondo della giustizia. No, parte bene l'anno scolastico pure a Catanzaro, ormai le scuole in Calabria sono impegnatissime, è veramente una fonte di orgoglio il messaggio che stanno mandando
negli ultimi anni, l'anno scorso soprattutto, e quest'anno vedo che si è ripartito sulla stessa strada, che è importante perché ovviamente nella lotta alla mafia si deve puntare indubbiamente nel breve periodo, ma la lotta alla mafia è innanzitutto programmazione nel medio e nel lungo periodo. Se qualcuno si illude che nel giro di pochissimo tempo si possa sconfiggere questo fenomeno, credo che sia pure utopia. Quindi puntare moltissimo sulla formazione di quelle che sono le generazioni future, la nuova classe dirigente, la nuova società, la nuova comunità. Guardi, mi viene in mente il discorso forte del colonnello Scafuri a Cittanova, quando ad aprile, se non sbaglio era il 12 aprile di quest'anno, la commemorazione di un brigadiere ucciso all'età dei 30 anni, e io ero in quella chiesa, in rappresentanza della regione, quando prese la parola lui e a un certo punto uscì completamente fuori dai ranghi, saltò dall'altare per andare a prendere la foto del brigadiere ucciso e disse anche agli insegnanti: io oggi non ho mai sentito pronunciare la parola davanti ai ragazzi delle scuole, la parola mafia. Imparate anche voi insegnanti a parlare di mafia, dobbiamo dire in maniera nuda e cruda. Noi siamo in una guerra perenne, in una guerra civile perenne, e a breve anche la legge anti-ndrangheta, a gennaio è legge al 100%, quindi siamo soddisfattissimi. Ci sarà una serie di provvedimenti importanti, ne cito soltanto due. Uno è quello del sostegno al Tribunale, al progetto Liberi di Scegliere del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, del Presidente Di Bella, di aiutare nel sostegno dei figli sottratti ai mafiosi. Quello è molto importante, non abbandonarli. E poi l'altro provvedimento molto importante riguarda il mondo del gioco d'azzardo, della ludopatia, e quindi degli interventi di prevenzione e anche di sostegno e di contrasto alla dipendenza psicologica dal gioco d'azzardo. Quando passerà la legge, in Calabria una slot machine nei centri urbani non potrà più esserci. Spero che questa legge abbia il suo corso, non trovi impugnative costituzionali come sembra scongiurato il pericolo, ma quando incominceremo con questi provvedimenti, ne ho citato soltanto alcuno, penso anche alla riserva degli appalti sotto soglia agli imprenditori che denunciano il racket, che hanno il coraggio di scontrarsi quindi con la criminalità organizzata, tutta una serie di misure di sostegno reali alle vittime di mafia. Quindi c'è consapevolezza che questa battaglia la possiamo vincere, i risultati sono notevoli, notevolissimi quelli delle forze dell'ordine e della magistratura, ma ripeto, perché ci siano risultati vuol dire che c'è una comunità in movimento, nulla si muove da solo, tutto si muove assieme, in un senso o nell'altro, se si progredisce assieme, se si regredisce assieme. È un messaggio che mando anche a chi di competenza è da intendere.